un significato ancora più grande, personale, perché l'8 marzo è una festa che abbiamo sempre vissuto da soci con le nostre signore, e io qui sento oggi anche la mia. Che dietro questi 100 anni di storia ci sono delle donne, ci sono degli uomini, ci sono delle persone di buona volontà. Io devo ringraziare prima di tutti il mio eclettico e infaticabile segretario, che ha affrontato una cornice non indifferente, unitamente alla nostra amabile cerimonia. Devo ringraziare anche Romolo Maddaleni, che ha curato, mentre Paolo si è occupato della parte di ricerca fotografica, lui ne ha curato insieme al nostro socio Michele Puccino la realizzazione grafica anche dei pannelli e quant'altro. Ma il mio ringraziamento va a tutti voi. Il Chimane si crebbe di Augusta, caro governatore, caro luogotenente, oggi è presente nel 100% delle sue unità. Abbiamo solo due defezioni legate, ahimè, a problemi di influenza, e li consideriamo presenti perché tanto abbiamo anche prenotato. Quindi io credo che più di quello che potrò dirvi io, potranno dirvi le immagini, che vi invito a gustare con l'attenzione storica di un club international che ha 100 anni, ma di un club che va in Augusta, che nei suoi 35 anni di storia qualche segnale nel tessuto sociale, nella collettività augustana, ha certamente lasciato. Vi adesso la parola alle immagini. Il club di Augusta si presenta da sé. È un club attivo, un club dinamico, un club che ha una storia, un club prestigioso, un club fatto di eccellenze, un club che personalmente io conosco da quando sono chivaniano, cioè da circa 12 anni, è un club che ha dimostrato sempre di essere un punto di riferimento, non solo per la divisione di cui sono onorato di essere quest'anno governatore, ma anche per il distretto. Avete visto un pochino attraverso le immagini quello che ha fatto il club nel passato, quello che sta facendo in particolare in questo anno speciale che è il centenario. È un club che ha centrato perfettamente quelli che sono gli obiettivi strategici dell'anno, cioè un perfetto bilanciamento tra il service distrettuale internazionale che è INET e il service locale. È stato fatto un evento straordinario, il Musical Sister Act, che ha consentito di raccogliere dei fondi per 2.000 vite equivalenti salvate. Ma ciononostante ha partecipato a tutte le attività di fundraising a favore di Ligure. Un buon momento di ricordo, un grande amarcord, grazie per quello che avete fatto, e quindi vi lancio subito la sfida. La sfida è: portiamo questo filmato alla convention. Perché no? Portiamo la vostra mostra a Milano, cosicché la convention e tutti questi prossime attività che svolgeremo possono essere scandite dai contributi dei vari Chimane's Club in Italia, che sono tutti agili e pimpanti come il club di Augusta, perché quest'anno liberiamo l'energia, è il mio motto, questo motto un po' così voluto essere un modo per recuperare il piacere. Eliminate video mani salvate, a che punto siamo? Il distretto Italia nel primo trimestre ha raccolto 51.000 euro e si porta improvvisamente, direi, al terzo posto fra i distretti dell'Unione Europea e al dodicesimo fra i distretti mondiali. Quindi possiamo senz'altro non plaudire al distretto Italia San Marino, ma a tutte le iniziative che nei vari club si stanno svolgendo per questa grande campagna di raccolta fondi. Noi compriamo vaccini che diamo all'UNICEF, perché attraverso la catena del freddo possono essere consegnati e inoculati nei paesi più sperduti, dove c'è ancora questo tetano neonatale e materno. Cosa ci aspetta in questo
in questi prossimi mesi. Ieri c'è stato, diciamo, un training, se vogliamo, no? Ecco, a Catania, dove abbiamo svelato il mistero che c'era attorno alla prossima iniziativa, oltre il One Day, che ricordo 11 aprile. La prossima iniziativa è la visita del presidente Button, il presidente del Kiwanis International, quest'anno visita il distretto Italia San Marino, uno dei 12 distretti che viene visitato dal presidente internazionale. Questa visita ci rende particolarmente orgogliosi, anche perché in quell'occasione il distretto Italia San Marino inaugurerà a Milano, nell'Istituto Comprensivo Galli, un playground realizzato in partnership con la Kiwanis Foundation. Quindi parte dei fondi li mettiamo noi, parte li mette la Kiwanis Foundation, e inaugureremo questo parco giochi che ci riempirà tanto di gioia, e soprattutto tutti i bambini e i ragazzi che potranno giocare in questo playground per il futuro del loro vita. Ultima notazione: in Italia quest'anno si farà il primo Young Leader Camp, un'iniziativa per i giovani del Kiwanis.